Bene. Allora, brand telling è un neologismo che abbiamo intenzionalmente coniato, diciamo, proprio per questa presentazione, per cercare di raccontare come Enel interpreta un fenomeno più ampio che si sta affermando sul mercato della comunicazione e del marketing, che è quello del marketing dei contenuti. Che cos'è il marketing dei contenuti? Non è altro, per riallacciarsi alla presentazione di Antonio Romano e a quelle successive di Fox, del collega di Coca-Cola, un modo dinamico di raccontare il brand e i propri valori attraverso quello che potremmo chiamare il body language dell'azienda e la tecnica dello storytelling. Da qui la crasi e brand telling, quindi ha spiegato il titolo. Proviamo a spiegare il resto, e in particolare da dove siamo partiti? Siamo partiti da un'analisi dello scenario media che offre, ci presenta in modo abbastanza impattante due fenomeni. Ah, scusatemi, devo mandare avanti la slide da solo, spero di ricordarmi. Allora, il primo è questo, è quello dell'agente in fuga, l'agente in fuga dal modello push. Il modello push è quello del vecchio marketing tradizionale che, definito un prodotto e i suoi messaggi, sceglie una leva e lo comunica in modo direzionale e possiamo dire ormai vessatorio al cliente. Questa logica non vale più perché è messa in crisi dall'affollamento, dal fatto che la gente non ne può più, dalle possibilità tecnologiche di scappare, di poter scegliere e di replicare. E quindi si afferma un modello contrario. Scusate, mi soffermo un attimo sui numeri, solo per farveli leggere, e con la premessa che sono dei numeri abbastanza drammatici, vanno presi con le pinze, non sono la verità, ma comunque identificano un trend di cui bisogna tenere conto. Questo sì. L'altro modello che si afferma è il modello push, quindi il cliente, grazie alla propria consapevolezza, al fatto di aver accresciuto l'informazione, alle possibilità tecnologiche, che cosa fa? Si va a cercare quello di cui ha bisogno per informarsi e per intrattenersi. Quindi è lui che viene a cercare noi, che viene a cercare noi intesi come aziende, e non siamo più noi a cercare, a raggiungerlo, perlomeno in modo lineare come avveniva in precedenza. L'altro fenomeno che si afferma sulla scena mediatica l'abbiamo chiamato videocrazia. Che cosa significa la videocrazia? Significa un concetto molto semplice, ovvero che in una società superficiale, nel senso di, qualcuno di voi forse avrà seguito pure la polemica Baricco e Scalfari sui nuovi barbari e sul concetto che ormai la conoscenza si muove su linee superficiali e non più in approfondimento, sull'affollamento che abbiamo citato, sulla moltiplicazione dei canali, che cosa fa? Che cosa genera? Ovviamente genera un predominio del video grazie alla sua efficacia, alle sue potenzialità narrative e alla sua velocità. Ma questo è conclamato. Quello che ci interessa invece è che tutti i mezzi tradizionali seguono la videocrazia per non estinguersi e per non perdere il contatto col cliente. Vediamone qualcuno. Che succede nella videocrazia? Che le presentazioni non sono più e una serie di slide come sto facendo io un po' in modo old fashion, ma diventano prezzi, quindi una sorta di piano sequenza di stampo quasi registico cinematografico, in cui c'è una successione logica, un'alberatura che segue il contenuto dall'inizio alla fine. Succede che l'informazione abbandona il blocco di testo monolitico e, se vogliamo, noioso, per seguire anche in questo caso i trend dell'infografica e quindi seguire un'alberatura gerarchica dei contenuti, anche questa di stampo registico cinematografico, perché se ci pensate è assimilabile del tutto al plot registico e alla sceneggiatura di un film. I giornali, qui vediamo la differenza, no? In pochi anni che cosa è successo? Dall'austero bianco e nero si è passati a dei giornali che hanno cambiato totalmente l'impaginazione, hanno introdotto il colore, hanno introdotto dei link con dei video grazie all'atterraggio sui tablet, ma soprattutto hanno introdotto queste cose qui, che sono delle grafiche 3D che raccontano, in questo caso, la scena di un delitto, esattamente come si fa in una clip. E quindi la videocrazia significa che tutto si muove verso i film. Vediamo un esempio curioso, diciamo una sorta di degenerazione, no? Che è sempre simpatico mostrare, che è una pubblicità di un'acqua giapponese. È partita, credo, devo cliccare. È partita. Allora, vediamo che cosa succede qui. Noi vediamo una specie di televisore, lo vedremo tra poco, anni 50, no? Ballerino, sembra televisore da veramente anni 50, in cui scorre
La pubblicità di un'acqua, nello specifico un'acqua giapponese. Si muove tutto, quindi sembra appunto una scena un po' improbabile del passato. In realtà è qualcosa di nuovo, di cui tra poco avremo la spiegazione. Vediamo qual è la spiegazione. Eccola qua. La spiegazione, questo qui che avete visto, non è altro che il finestrino di una metropolitana che entra in una stazione. Che cosa hanno fatto? Una banalità. Tecniche da cinematografia da primi anni del secolo scorso. Si è preso un tunnel buio della metropolitana, si sono messi i frame di questa campagna che, percorsi alla velocità del treno attraverso il finestrino, diventano lo schermo cinematografico. Questo per dire, è una provocazione che tutto intorno a noi sta diventando videoclip. Siamo partiti da questi due fenomeni e che cosa fanno le aziende? Le aziende ovviamente seguono o cercano di anticipare lì dove possibile i trend imposti dalle persone e quindi traslano dal product marketing al content marketing. Gli obiettivi cambiano? No, gli obiettivi sono gli stessi. Quali sono? L'engagement, il coinvolgimento, la fiducia, la fedeltà e le vendite. Però in questo cambio di paradigma assistiamo a una cosa interessante, anche dovuta, ad esempio, siamo in Italia, alla nostra economia, no? In cui le vendite stallano un po'. E quindi che cosa succede? Che i tre valori soft rispetto alle vendite, che qualche tempo fa erano funzionali alle vendite, adesso assumono una preminenza. Ho visto prima, ho controllato per dire questa cosa, che in sala non ci fosse nessuno delle telefoniche, ma non è nulla di disdicevole. Noi sappiamo che sul mercato della pubblicità i big spender, tra i big spender ci sono le telefoniche. In un paese dove, dato del Corriere della Sera, ogni 100 abitanti ci sono 160 SIM, lo fanno per vendere le SIM? Non pensiamo. Perché cosa lo fanno? Per coinvolgere il cliente e aumentare lo usage, per aumentare la fedeltà e per aumentare la fiducia e quindi per evitare il churn, perché come tutti sappiamo, l'abbiamo studiato dall'università e quindi ce l'abbiamo nel DNA, un cliente nuovo costa di più e vale di meno di un cliente mantenuto. Quindi cambiano i presupposti e si va verso le leve soft. Si è spento tutto. Ah, ok, è tornata, scusate, qualche disservizio. Che cosa fanno le aziende quindi? Che cosa devono fare? Dicevamo prima, e devono avere un ruolo paradossalmente passivo, ovviamente una provocazione, significa che non hanno più la facilità di andare dritti sul cliente, ma devono avere la capacità di andare sui canali dove possono essere intercettati, il che è ben diverso. Quindi io devo sapermi posizionare dove il cliente mi raggiunge e devo sapergli raccontare una storia. Che cosa significa raccontare una storia? Significa adottare toni epici, romanzati? No, significa semplicemente, non è facile, significa adottare i codici media dell'editoria. E quindi vediamo qualche esempio, colto proprio sulle pagine di questi giornali. Riconoscerete il rosa di una Gazzetta dello Sport che in ultima pagina ha un annuncio mini. C'è il prodotto, ma il prodotto, come vedete, è secondario, perché che cosa viene proposto? Viene proposto il pathos di una gara di neofiti che possono vincere un premio. È un modo di fare engagement di un cliente che altrimenti potrebbe non essere interessato in prima istanza al prodotto mini. Everlast che cosa fa a seguire? Io non riesco ad avanzare, non so se. Back. E Everlast che cosa fa? Posiziona una felpa, nello specifico, i propri prodotti attraverso le storie degli uomini, in questo caso una storia problematica di una persona che è in carcere, di cui ci lascia intravedere il portato, in questo caso affascinante, di quello, tra virgolette, di quello che c'è alle spalle di questo uomo che indossa la felpa. Infine Rolex, nessun accenno al prodotto, se negli altri due c'era, qui addirittura non c'è nulla, e quindi viene posizionato il brand e il suo prodotto, gli orologi, come sappiamo tutti, attraverso i sogni aspirazionali di una giovane regista che ha la possibilità di realizzare il proprio sogno con un programma di mentorship accanto a un grande regista. E quindi, come vedete, dietro tutte queste cose ci sono delle storie. Il prodotto va in subordine rispetto alle storie. Questa slide significa solo due cose. Questo che vi ho raccontato, che sembra abbastanza semplice, è un mare magno di infinite possibilità tecnologiche e narrative in cui orientarsi è veramente difficile. Però noi, perlomeno è la nostra lezione, quella che abbiamo imparato, teniamo sempre presenti due ancoraggi, due cardini. Uno è la creatività, che significa due cose. Avere una capacità creativa di saper interpretare dove il cliente ci può raggiungere, avere la capacità di raccontargli una storia in modo efficace e creativo. L'altro è la coerenza, dobbiamo sempre tenere a mente chi siamo e rispetto a quello che facciamo mantenere una coerenza perché il rischio è il fatto che il cliente capti,
il fake e la disconnessione. Adesso passo a una serie di case history, sarò velocissimi, però mi premeva raccontarvi due cose, partire dal cartaceo, il più impervio, e dal più impervio dei cartacei la bolletta. La bolletta la conoscete tutti, è questa roba qua. Come si racconta una storia su questa roba qua? Questa è una lettera bancaria, sostanzialmente senza nessuna offesa per le banche, ma è il conto finale che riceviamo ognuno di noi ogni anno, con la differenza che questo ogni mese o due mesi arriva ai nostri clienti. L'obiettivo era quello di renderla narrativa. Che cosa abbiamo fatto per farvi capire qual è lo sforzo e logica? Abbiamo chiamato il più celebre degli storytelling, si chiama Alessandro Baricco, lo conoscete tutti, che ci ha dato una serie di indicazioni che provo a riassumervi velocemente. La prima scelta è stata bolletta o fattura? No, bolletta, perché per quanto vessatoria ha comunque un portato, diciamo, familiare e vintage che non vogliamo perdere. Ci ha invitato a modificare la percezione dell'oggetto e quindi a trasformare quella sorta di lettera bancaria che abbiamo visto in un oggetto, dargli una matericità, dargli una forma riconoscibile e utilizzare questa serialità di invio con cui i clienti ricevono la bolletta in una storia a puntate e poi cercare di attivare tutti i sensi, non solo la vista, come si fa nell'editoria, quindi utilizzare inchiostri, rilievi e elementi tattili per cercare di captare tutti gli altri sensi del cliente, principalmente il tatto. Infine i tempi, una cosa del genere deve essere letta in un minuto, no? In 4 giorni con l'aiuto del call center, e soprattutto deve essere conservata per sempre. A che cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a questo. Questo è uno strumento bellissimo che secondo me tutti vorremmo ricevere, al di là del fatto che poi ci dobbiamo pagare sopra la bolletta, però ci aiuterebbe a semplificare. La realtà è che, e il nome la dice lunga, l'abbiamo chiamata Bolletta Revolution 2.0, questa roba giace nel cassetto del regolatorio di Enel e dell'Authority, perché ovviamente scardinare un sistema che ha un portato fiscale e legale come la bolletta non è facile, però è già partito in alcune forme diverse in formato elettronico. Aspiriamo a che questa cosa diventi lo strumento di relazione tra Enel e i suoi clienti. Lo abbiamo arricchito di accessori, tra cui memo per ricordarsi quando pagarla, e memo per ricordarsi come consumare di meno, e quella che vedete in basso a sinistra è una sorta di ID card, di carta identità del cliente, che i clienti riceverebbero con la prima bolletta e che sarebbe la pietra miliare di una nuova relazione con cui il cliente sa chi è nei confronti di Enel e può accedere con quella sui vari canali, i negozi, il telefono, internet e quant'altro, avendo tutti i dati sotto mano. Il secondo elemento cartaceo a cui abbiamo lavorato è il BTL, le brochure lo sappiamo tutti, forse non le legge quasi nessuno in modo attento. Allora noi che abbiamo fatto? L'anno scorso, richiamandoci ai 50 anni dell'azienda, siamo andati a ritroso al periodo in cui è nata, gli anni 60, e abbiamo visto curiosamente che c'era un trend molto positivo sugli anni 60. Qualcuno di voi sarà fan di Mad Men, qualcuno di voi lo sarà di Panam, i vostri figli vedranno, e non solo, vedranno Gli Incredibili, tutti i richiami ai codici visivi degli anni 60. Li abbiamo fatti nostri e abbiamo creato una famiglia che si chiama la famiglia Raggianti, per esprimere l'idea di energia, composta da una serie di personaggi in cui ognuno è target delle offerte ed endorser, testimonial. E questa trovata adotta i codici fumettistici, i codici narrativi del fumetto, quindi c'è la descrizione dell'offerta utilizzando la semplicità e la familiarità dei fumetti, come vedete in questo esempio. E inoltre c'è un aspetto importante, che ogni brochure racconta una storia e tante brochure raccontano diverse storie però di uno stesso riferimento, come se fosse una fiction, che è quella della famiglia Raggianti. Qui ci sono i personaggi, non mi soffermo, i due che curano il menage familiare, lo sprecone, il bambino sprecone e il nonno attento al risparmio, ognuno con una sua caratteristica, le ragazze attente agli aspetti innovativi, e infine abbiamo introdotto una sorta di robottino che ha la forma di contatore Enel, che è un grillo parlante che dice sempre la sua come ultima finale per dare il consiglio utile in termini tecnologici sull'azienda e risolvere le eventuali diatribe e le discussioni che in tutte le famiglie, anche le migliori, ci sono. E adesso arrivo a quello che citava il professor Cherubini, guerrieri. Non parlerò della campagna, se ne è dibattuto già a lungo, e è stata un'esperienza interessantissima. Per la prima volta ci siamo calati veramente nella vita sociale e individuale delle persone. L'abbiamo fatta affrontandone tutti i rischi e rispondendo, diciamo, in una sorta di corpo a corpo, colpo su colpo, a tutto quello che avveniva in termini positivi e in termini negativi. Non parlo di quello, ma parlo di una coda di questo progetto che è in questi giorni sugli schermi della 7. Il nome è lo stesso, si chiama Guerrieri, storia di chi non si arrende.
E che cosa fa? Prende le migliori 6 delle 1500 storie che la campagna invitava a lasciare su questo database del sito di Enel. Ci hanno scritto in 1500, ne abbiamo selezionati 6 e abbiamo affidato queste testimonianze a una docufiction che va in onda, come dicevo, sulla 7 dopo Grozza. Faccio un po' di pubblicità, vedetela tutti i venerdì. Questo venerdì ci sarà la terza puntata. Vediamo qualche spezzone. Finisco velocemente, poi vi mando a pranzo. Mi chiamo Saturnino e so cosa significa essere guerriero. Sono partito da una città di provincia e sono arrivato lontano, senza mai smettere di combattere. Tra le mani avevo solo un sogno, la musica. Questo sogno l'ho trasformato nella mia vita. Come me esistono tanti altri guerrieri. Nessuno poteva scommettere su di me. Ero il cavallo perdente, ero quello che non ce l'avrebbe fatta. Partirò con voi per un viaggio attraverso le loro storie. Storie di uomini e di donne che combattono ogni giorno per realizzare i loro progetti. Storie di chi affronta ogni sfida a testa alta. Storie di chi non si arrende. Questa cosa qui è il branded content, che significa essere presenti con il proprio brand, e come avete visto non c'è nessun contenuto di tipo industriale, perché richiama addirittura una campagna in cui non c'è nessun richiamo ad elementi industriali o economici dell'azienda. È un'operazione di empatia con cui, vi dicevo, siamo voluti arrivare nelle persone in un momento difficile in cui ci esprimono il disagio, e dato il nostro ruolo sociale e istituzionale ci siamo sentiti di farlo, ma non rimanendo come istituzione distaccata, ma portandoci nel loro quotidiano e nella loro sfera individuale. Adesso, andando avanti, e c'è un'altra clip brevissima di presentazione dei vari personaggi, ma la possiamo pure saltare. I personaggi sono Laura Rampini, che è una ragazza paraplegica che non ha rinunciato al sogno di buttarsi col paracadute. Amir, un giovane cantante che, pur essendo nato a Tor Pignattara, ha vissuto da bambino e vive tuttora le difficoltà dovute all'immigrazione, quindi viene trattato come un immigrato. Lucio Zurlo, un anziano maestro di boxe che salva i giovani in una località poco felice probabilmente per crescere, perlomeno pericolosa per crescere, come Torre Annunziata nel Vesuviano. Arianna Occhipinti, che ha fatto, a differenza di molti di noi, il percorso opposto, quindi dal nord se n'è andata al sud, al paese natale, e ha fondato un'azienda di vini andando contro tutti i pareri di tutti i suoi parenti. Adesso è una delle più grandi produttrici di vino biologico del mondo. Gli altri non mi soffermo, li vedrete, spero, sulla 7. Infine vi vorrei raccontare l'ultimo, velocemente, caso di brand integration, una cosa che potenzialmente poteva essere molto pericolosa, ovvero quella di affiancare il brand di Enel, e quindi con un portato molto istituzionale e compassato, a un brand come quello di X Factor, molto dinamico e vicino alla musica, quindi con potenzialità e con un rischio di frivolezza. Abbiamo creato questa crasi, The Sound of Energy, mettendo insieme l'energia della musica insieme a quella elettrica, e abbiamo fatto uno sforzo scientifico di integrazione che secondo noi ha portato a un caso di successo, nonché a un grande divertimento per noi, che è quello di lavorare al fianco di queste persone, di Sky e di Fremantle. E ve le illustro velocemente una dopo l'altra, e tagliando un po' i video. Questo qui è una presentazione dei concorrenti avvenuta nella nostra centrale di Montalto, che simula ovviamente il fatto che i concorrenti acquisiscano l'energia di Enel prima di andare sul palco ad esibirsi. Andando avanti, abbiamo messo nel daytime, che è la fascia di programmazione giornaliera di X Factor quotidiana, che avviene nel loft dove vivono i concorrenti, tutti i servizi di efficienza energetica di Enel, tra cui la mobilità elettrica, le biciclette, come vedete, un'interfaccia domotica di controllo del riscaldamento, dell'illuminazione e quant'altro. Vado avanti senza farvi vedere tutto il filmato,
per cercare di liberarvi. Abbiamo fatto i green tutorial affidando alla simpatia dei concorrenti e alle grandi potenzialità del mezzo internet, che su X Factor ha un riverbero incredibile, la testimonianza di come risparmiare l'energia attraverso l'adozione delle soluzioni green di Enel. Questa qui, di cui non si sente l'audio, è Gaia, una delle concorrenti, che ci presenta la bicicletta elettrica. Se ne va in giro, illustra un target molto giovane questo tipo di prodotto. Anche qui andiamo avanti. Mi dispiace, ma cerco di risparmiarvi le clip. Siamo entrati nel live della trasmissione con due iniziative molto belle: la Green Card, che si richiama anche ai valori green, e che è un permesso, una sorta di wild card che abbiamo dato a un concorrente che era stato eliminato e non era potuto entrare tra i 12 finalisti in trasmissione. Bene, abbiamo dato a tutto il pubblico, a tutti i fan, la possibilità di votare e far rientrare un concorrente scelto da loro, così come abbiamo dato a tutti i concorrenti attraverso la Enel Choice Performance la possibilità di indirizzare, come se fossero degli scenografi, concorrenti a realizzare una performance, anche in questo caso richiamata al green, e il tema era proprio Wild Nature. Infine, ogni venerdì ogni cliente eliminato va nel nostro flagship store di Milano, dove tiene un mini concerto e un bagno di folla. E così come abbiamo titolato, abbiamo abbattuto le emissioni di CO2 grazie al nostro programma CO2 Neutral. E poi siamo naming di tutto il mondo app e web, che, come vi dicevo, ha delle proporzioni spaventose. Adesso direi erroneamente, ma mi tengo al ribasso, in termini di proporzioni di 10 a 1 rispetto a Sanremo, che è un programma, non dimentichiamocelo, che va su una TV generalista aperto e si rivolge a tutta Italia, contro questo che è un programma che sta su una pay TV. Abbiamo portato 1500 persone tra le portate in corso e la finale che si terrà al Palaforum di Assago. Io avrei finito. Questa è una frase un po' epica che abbiamo messo per dire che a tutti piacciono le storie, compreso a chi sta più in alto di noi, e quello che volevo trasmettervi, e che spero di avervi trasmesso, è che è un compito difficile, ma può essere piacevole per chi come noi ha il compito di raccontarle. Grazie.